Pantagruel, cieli d'estate. Domenica 28 luglio, ben ritrovati a Pantagruel. Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 Rai, Graziano Graziani ai microfoni. Il Giro Festival, il momento in cui vi portiamo in giro per l'Italia dei festival, perché l'estate, sotto i cieli d'estate per l'appunto, succede davvero tanto, soprattutto nel mondo del teatro, del cinema, della letteratura, tanti gli appuntamenti estivi e che cambiano anche di temperatura, ovviamente ci portano attraverso diversi mondi creativi. Quello che vi raccontiamo oggi è uno molto particolare, intanto perché è un mondo creativo che trova il suo centro all'interno di un luogo specifico e particolare, il carcere di Volterra, e anche perché sono 30 anni della Compagnia della Fortezza. Ci ha raggiunto al telefono Armando Punzo, che saluto e ringrazio per essere con noi. Salve, buongiorno. Grazie ad Armando Punzo. È con noi in collegamento anche Rossella Menna, che saluto. Buon pomeriggio. Ciao Graziano, buon pomeriggio. Grazie a Rossella Menna che ci ha raggiunto. Rossella Menna è appena uscita con un libro di conversazioni, per l'appunto, di Armando Punzo, Conversazioni con Rossella Menna, uscito per Luca Sossella Editore, che si intitola Un'idea più grande di me e sarà presentato proprio nei prossimi giorni a Volterra. Ecco, partiamo da che cosa diciamo significano questi 30 anni, questo appuntamento con Armando Punzo, e poi parleremo anche dello spettacolo che come sempre, come ogni stato, rinnova l'appuntamento artistico con la Compagnia della Fortezza. Armando Punzo. Ma 30 anni all'interno del carcere di Volterra significano aver creato una compagnia internazionale di teatro, significa aver modificato veramente in profondità, veramente alle radici, questo luogo, significa che la cultura, l'arte, il teatro veramente si è insediato in un luogo della realtà che sembra inespugnabile, che sembra assolutamente poi fondamentalmente anche sconosciuto, ignoti ai più, cioè in molti sono purtroppo mille persone che non vogliono conoscere questo luogo, e l'ha realmente trasformato e riscritto, e questa è l'operazione secondo me poi fondamentale, dando vita fondamentalmente poi a una compagnia di teatro, una vera e propria compagnia di teatro. Ecco, dando vita non solo a una vera e propria compagnia di teatro, ma a un repertorio che è entrato, diciamo, un repertorio magari è una parola complessa in un ambiente come il carcere, perché poi portare in giro non è sempre semplice, anche se la Compagnia della Fortezza ha fatto anche appuntamenti fuori dal carcere di Volterra, questo va detto, però sicuramente l'immaginario uscito fuori da quell'esperimento è diventato parte del DNA teatrale della nostra cultura teatrale, appunto, dal dopoguerra a oggi, e proprio per questo, visto anche che Armando Punzo, il suo immaginario è un po' uno ospite fisso a Radio 3, cioè raccontiamo sempre volentieri quello che succede a Volterra, abbiamo preparato una piccola clip sonora che mette assieme molti spettacoli e quindi che forma un piccolo riassunto di questi 30 anni. Noi esigiamo che coloro che hanno scatenato la guerra ne supportino tutte le immediate conseguenze. Il pensiero delle grandi guerre e di un esercito glorioso deve essere estinto. Oh, la gloria non sta in nessuna delle due parti. In tutte e due le parti ci sono soltanto cacasotto con la baionetta nella schiena, e tutti vogliono un'unica cosa: non giacere sotto la terra, ma camminare sopra la terra, senza gamba di legno, senza gamba di legno, senza gamba di legno. Oh! Oh! Il tempo un giorno verrà e mi darà ragione, ma io non ci sarò. Questo spettacolo è per tutti e per nessuno. Sì, io sono il sognatore e il mio ruolo è farvi sognare a voi esseri umani. Sì, vergogna! Artista che cerchi la sincerità della tua presunta identità, quello che vorresti essere e non ti è dato di essere, cerca nel basso e nell'alto, fottiti
artista, ma sei inutile, artista. Oltre al grande desiderio di vedervi, è stato il bisogno che di voi abbiamo a provocare questo invito improvviso. Qualcosa avete sentito della metamorfosi di Amleto? Oh, poverino, oh, poverino Amletino, so nice. Vorrei anche dal fondo della mia prigione uno spettacolo traboccante di fiori, di gonne vaporose, di nastrini azzurri. Credetemi, non c'è passatempo migliore. Wow! Io sono l'ultimo operaio! Ed era un montaggio preparato per noi da Laura Palmieri, che attraversava molti spettacoli da Compagnia della Fortezza, il Marassà di Pescecani, Pinocchio, Amlice, Mercuzio non deve morire, davvero molti. Ecco, impossibile sintetizzare in questo spazio radiofonico 30 anni di Fortezza, però Rossella Menna, con queste conversazioni, un'idea più grande di me, il titolo del libro uscito per Luca Sossella Editore, un po' ci avete provato. Se dovessimo estrarre un aspetto particolare proprio che tiene assieme questi 30 anni di teatro e di esperienza umana all'interno del carcere, quale vorrebbe sottolineare? Beh, in realtà noi sì, ci abbiamo provato, perché l'intenzione, anche la consegna che io avevo ricevuto quando mi hanno invitato, insomma, a lavorare, quando Luca Sossella mi ha invitato a lavorare con Armando a queste conversazioni, perché appunto sono 8 anni che dialoghiamo, anche al di là di questo libro che poi in qualche modo è diventato il punto centrale, apicale di queste nostre lunghissime conversazioni. Ecco, l'idea era quella di raccontare bene, e lo sottolineo, di raccontare bene e attraversando questi 30 anni, non solo dal punto di vista sociale, dal punto di vista dell'importanza che ha rivestito la Compagnia della Fortezza in quel luogo e per quel luogo, ma cercare di mettere a fuoco il valore che dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di molti, è veramente schiettamente artistico della Compagnia della Fortezza. In realtà poi, diciamo, le premesse sono andate molto, ma molto, ma molto al di là di queste, insomma, di quest'idea iniziale, e il libro è diventato un'occasione per poter mettere sul piatto tutto quello che poteva venirmi in mente, che poteva venire in mente ad Armando, in qualche modo quasi proprio per aprire i cuori e per chiedersi e rispondersi, domandarsi, parlare di questioni di cui non si parlerebbe mai a cuore così aperto, quindi della vita, quindi dell'amicizia, quindi dell'amore, quindi della volontà di raggiungere in qualche modo una felicità. Quindi, per rispondere alla tua domanda, forse la ricerca della felicità, ma intesa come un senso altissimo alla vita, è quello che credo abbia animato Punzo per tutti questi 30 anni, ed è anche quello che credo emerga di più da queste conversazioni. E questo è un aspetto estremamente interessante. Io ricordo che il libro Un'idea più grande di me verrà presentato proprio nella cornice, appunto, di queste giornate dedicate, come sempre, appunto, ai 30 anni della Fortezza, ma come sempre al teatro della Compagnia. Il martedì 2 agosto Armando Punzo sarà in dialogo proprio con Rossella Menna attorno a questo libro intervista edito da Luca Sossella. Ma c'è la presentazione, appunto, dell'overture di un nuovo lavoro, Nature, che va in scena dal 30 luglio al 3 agosto. Chiediamo ad Armando Punzo di raccontarci, dopo aver ascoltato questa carrellata del passato, cosa succederà invece in questi giorni. Ma cioè, in maniera molto, insomma, proprio breve, il lavoro di quest'anno per noi è come se fossimo all'interno proprio di una saga, cioè nasce da lontano, nasce dai primi 2 anni di lavoro su Shakespeare, poi i 2 anni su Borges con l'anno scorso, insomma, che abbiamo terminato con Beatitudo. E c'era una particolarità interna di questo lavoro: c'era un bambino e lui è questo bambino, e noi ci siamo chiesti, ormai questo è il 5º anno, dopo il termine dell'ultimo spettacolo Beatitudo, dove possono approdare questo bambino e lui. E questo nasce da un fatto molto semplice, insomma, un lavoro che abbiamo iniziato con su Shakespeare. Per fare una piccola premessa, sennò secondo me è incomprensibile per gli ascoltatori, abbiamo fatto un lavoro enorme contro Shakespeare, contro quello che è uno dei massimi filosofi dell'Occidente, che appartiene al canone occidentale, dove quello che abbiamo provato a mettere in crisi è l'umanità,
senza dilungarmi, l'umanità che Shakespeare racconta in maniera straordinaria, ma che però ci consegna un'umanità che sembra chiusa, veramente imprigionata per sempre dentro quelle che sono sentimenti, modalità che ci appartengono, che appartengono ancora a noi oggi, ma che sono veramente, sembra, senza speranza. Un uomo veramente preso dalla pancia, no? Sembra che non abbia mai possibilità di un'evoluzione. Abbiamo lavorato contro Shakespeare, abbiamo fatto questo lavoro e a un certo punto abbiamo scoperto che questo lui e questo bambino lasciano quest'umanità per cercare veramente altro, se c'è altro da cercare. Ed è questa, insomma, la domanda di questo lavoro in questi ormai 5 anni, se c'è qualche altro aspetto all'interno dell'essere umano che si può veramente mettere in luce e che non siano sempre gli stessi, non siamo sempre di fronte a invidia, gelosia, dolore, ma che ci siano altri aspetti. Lui e il bambino approdano andando via da questa umanità, la lasciano proprio prima che finisce l'ultima scena. Loro vanno via, lasciano il teatro, lasciano la scena e arrivano in questo lago che è il lavoro che abbiamo fatto ispirandoci a Borges, dove Borges fondamentalmente ci diceva, in estrema sintesi rispetto a questo grandissimo scrittore, anche in questo caso che abbiamo sentito come un compagno di strada, che la realtà non è una, non è quella che noi pensiamo, non è quella che noi sentiamo come realtà, ma che le realtà sono tante, infinite, quindi mette in discussione quello che è il principio di realtà. Questo credo che sia il senso anche per gli ascoltatori veramente di questo lavoro, se è possibile oggi mettere ancora in crisi quello che viene definito il principio di realtà, come dire, questo mondo ci è stato consegnato, non c'è da attenderci nulla, solo cercare di stare in questo mondo così com'è, compreso l'essere umano. Adesso, arrivati a Nature, abbiamo scoperto che lentamente i personaggi dentro Shakespeare stanno variando, sono trasformati durante il lavoro su Borges, perché ci forniva francamente dei personaggi a un livello molto più intellettuale, molto più, sono delle rappresentazioni di idee, quindi molto più lontane da un'emotività molto più spicciola. A Nature abbiamo scoperto che fondamentalmente, e quindi poi finisco su questo, dentro l'uomo c'è come un pozzo profondo, un pozzo dove sono veramente, sembra nascosta, delle qualità straordinarie come armonia, innocenza, equilibrio, letizia, vento dolce, stupore. Innocenza è rappresentata da quel bambino, lui fondamentalmente, questo capocomico, questo lui, questa persona adulta, insomma, quest'uomo di cultura che cerca di trovare un'altra soluzione, cerca di raggiungere questa innocenza. Sembra una favola, sembra, a volte potrebbe sembrare anche un gioco, visto che noi siamo sopraffatti dalla realtà, da ogni aspetto, dalla televisione alla quotidianità, sembra che la realtà sia veramente vincente, eppure queste sono qualità prettamente umane, concrete, reali. Noi ci stiamo confrontando su queste e queste nature, quindi armonia, equilibrio, stupore, per dirne alcune, stiamo cercando di confrontarci con queste e farle emergere da questo pozzo in cui sono normalmente relegate. È un discorso davvero interessante che sembra, come dire, per chi fa il suo ingresso all'interno del carcere di Volterra per essere accolto dal teatro di Armando Ponzi, appunto, significa anche entrare all'interno di una visione, sì, che un po' cerca di reinventare, di reimmaginare la realtà, di mettere in crisi il concetto di realtà, così come ci ha detto Armando Punzo, ma questo Nature, questo percorso sembra anche collegarsi, quindi può essere letto a doppio livello con tutto il patrimonio degli spettacoli precedenti, quindi sia un lavoro sia per chi conosce la storia, ma ovviamente anche per chi non la conosce. Ma c'è un appuntamento, un altro dei tanti che costella e accompagna l'ouverture di Nature, il 30 luglio, peraltro connesso un po' con il nostro tema, qui a Pantagruel parliamo dei cieli d'estate, si intitola Per Aspera ad Astra ed è proprio un tentativo di mettere in crisi il concetto di realtà. Si parla di teatro in carcere, il sottotitolo è Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza. Una battuta su questo, Armando Punzo, so che è un tema vastissimo sul quale Armando Punzo lavora veramente da decenni, però se volessimo dire un aspetto, ecco, proprio di questo tentativo di mettere in crisi la realtà attraverso il teatro, una realtà come quella del carcere, qual è l'aspetto centrale di cui magari parlerete appunto in questo incontro del 30 luglio? Noi abbiamo avuto un incontro straordinario, importante, con ACRI, che è l'associazione delle fondazioni bancarie. Io devo dire la verità, non avrei pensato che potesse nascere qualcosa da questo incontro avuto ormai più di 2 anni fa. E invece l'ACRI, insieme a diverse fondazioni, a partire dalla fondazione della Cassa di Spagna di Volterra, si sono messe insieme, hanno dato vita e ci sostengono in un progetto di disseminazione dell'idea di progetto di teatro in carcere che nasce dall'esperienza della Compagnia della Fortezza. Questo significa che in questi giorni noi abbiamo
quasi 30 persone che entrano regolarmente, che fanno parte di questo progetto, proprio per formarsi con una masterclass, proprio per capire che significa teatro in carcere, che significa quello che è nato qui a Volterra e come può declinarsi anche in altre esperienze. È chiaro che ogni esperienza artistica è a sé, quindi non si può esportare quello, però è evidente che si possono nascere delle buone pratiche in modo tale che anche non sentirsi da soli, anche non sentirsi come esperienza unica, ma che è possibile veramente lanciare dei ponti verso altri istituti di pena e altri artisti che stanno lavorando all'interno delle carceri. E questo, diciamo, però è interessante perché è un atteggiamento non soltanto come dire, l'immaginazione del teatro, ma un tema pratico, appunto, che mette in pratica quella che è un'esperienza maturata in un singolo luogo attraverso un momento complesso, stratificato e luminoso come l'attività trentennale della Compagnia della Fortezza, ma che può diventare per l'appunto anche forse, chi lo sa, un paradigma, lo scopriremo. Però chiederei a Rossella Menna, prima di salutarci, di raccontare, perché attorno allo sguardo di Armando Punzo chiaramente si raduna tutta questa energia, ma ci sono molte persone, molte funzionalità attorno alla Compagnia della Fortezza. Ecco, questo lavoro come si svolge? Noi abbiamo, ci saluteremo con una clip ad esempio che è esclusivamente musicale ad opera di Andreino Salvatori, che è uno dei artisti, personaggi ritornanti che lavorano attorno al teatro di Armando Punzo. Ecco, come funziona la creazione all'interno di uno spettacolo della Compagnia della Fortezza? Rossella Menna. Mi fai una domanda molto complicata, perché io posso dire ora, dopo diversi anni che mi occupo di teatro, che assistere alle prove, alla creazione dei lavori di Punzo è sempre un'esperienza sorprendente, nel senso che non assomiglia veramente a niente e nel senso che è sempre sinceramente, onestamente, difficilissimo e faticosissimo e dolorosissimo arrivare in fondo, arrivare alla presentazione. Queste sono ore in cui Armando, anche nelle sue comunicazioni private, è veramente disperato perché sta per arrivare al compimento di un anno di lavoro in cui è circondato da tantissime persone, arrivo a rispondere alla tua domanda, in qualche modo lascia sempre aperto fino all'ultimo istante la possibilità che delle rivelazioni accadano. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il lavoro si svolge quasi in forma di ragionamento, si cerca per un anno intero di nutrire un argomento, una questione, un dolore, un sentimento, e si cerca di nutrirlo in ogni modo, quindi invitando a partecipare a questo nutrimento chiunque attraversi quello spazio, le maestranze che lavorano in carcere, tra cui tu citavi Andreino Salvatori, ma chiaramente citiamo anche gli scenografi e la costumista e tutti gli assistenti e le assistenti che lavorano in carcere ormai da tanti anni, ed è una famiglia che veramente di anno in anno cresce, ci sono 50-60 persone in questo momento che stanno girando intorno a questo lavoro. Ecco, al di là di queste persone, chiunque si ritrovi a incrociare la vita della Compagnia della Fortezza durante l'anno, o perché va a fare uno stage, o perché si ritrova lì, perché c'è un incontro in carcere, ecco, tutti possono essere nutrimento, perché il lavoro si nutre a partire dalla vita e quindi ciascuno può portare una lettura, può portare un pensiero, può portare un'idea, un suono. E una delle domande che io ho fatto ad Armando nel libro, anche proprio tecniche, perché c'è una parte profondamente tecnica, perché la tecnica in qualche modo rivela anche la verità della poesia, secondo me. Ecco, una delle mie domande era: come fai tu a stabilire che una musica vada bene e un'altra invece no, che una parola vada bene e invece no? E la tua risposta per me è stata illuminante. Io cerco di sentire quello che mi fa vivere e quello che mi fa morire, ed è questo un principio che applica nella sua vita e allo stesso modo, in modo speculare, anche nel teatro, anche proprio nella drammaturgia. Cosa stupisce me per primo di quello che mi ritrovo davanti? Ecco, il lavoro è fatto da tante persone, da tante immagini, da tante suggestioni, ma è fatto anche di prove. Sappiamo che Armando Punzo deve andare tra un minuto, praticamente alle 4 inizieranno le prove della Compagnia della Fortezza, poi il debutto il 30 luglio. Una chiosa piccolissima, anche se la questione sarebbe enorme. Armando Punzo, questi sono 30 anni, è un risultato. I prossimi 30 anni della Compagnia della Fortezza come se li immagina? Ah, ma veramente abbiamo una luce infinita davanti da dover raggiungere, e quindi ci sarà tantissimo da lavorare, proprio con metodo, con ostinazione per non farsi abbattere da questa realtà che sembra, come dire, che invece tende ad andare in tutt'altra direzione. Quindi noi cerchiamo di mantenere assolutamente uno sguardo rivolto verso
un dove altri non guardano, verso dove gli altri non guardano assolutamente. Abbasso la realtà, diceva qualcuno, perlomeno abbasse alcune realtà, altre invece alcune ci piacerebbe raccontarle, come quella di questi 30 anni della Compagnia della Fortezza. Grazie ad Armando Punzo, la lasciamo prendere, appunto, cominciare le prove. E grazie anche a Rossella Menna. Grazie a Rossella Menna. Ricordiamo appunto questo libro di una conversazione tra Rossella Menna e Armando Punzo, Un'idea più grande di me, edito da Sossella Editore, che sarà presentato il martedì 2 agosto, mentre lo spettacolo di cui abbiamo parlato, l'Ouverture di Nature, è dal 30 luglio, sempre al 3 di